Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusatemi per il background incasinato, ci sto lavorando su, quindi in uno dei prossimi video vedrete un po' più di ordine dove tirare via queste cose, sistemare un po', insomma, di caos che c'è in giro. Faccio video da qua perché almeno arriva la luce naturale. E comunque, allora oggi volevo far vedere gli occhiali nuovi che mi sono presa, che sono questi. Fatemi sapere se mi stanno bene o meno. Li ho presi da Grande Mela, sono di Gucci perché gli altri sono proprio spaccati finché ero in ospedale, tipo si è staccato un pezzo. E ho dovuto prendere questi. Mi hanno detto che sto abbastanza bene, a mia mamma non piacciono. Qualcuno mi ha detto che sembra una pornostar dei pornazzi. Vabbè, lo prendo come un complimento. Comunque a me piacciono. Adesso va di moda questo tipo di montatura. E fatemi sapere se trovate che mi stanno bene o meno. Oggi volevo far vedere alcuni acquisti che ho fatto questi ultimi giorni. Sono poche cose, perché sennò veramente io quando inizio a parlare dopo il video dura un'ora e non mi sembra il caso. Quindi vi faccio vedere subito cosa ho preso. Allora, sono passata da OBS perché volevo prendere delle cose della Essence, però non c'era niente, nel senso che hanno proprio rimosso lo stand al centro commerciale Verona 1 al Galassia e mi ha detto la ragazza che lo rimetteranno. Quindi ho preso qualcosina della Shaka, che è questa nuova linea che vedo girare su YouTube, ma non avevo niente. Ho preso degli smaltini perché appunto ho degli smalti. Sono quattro questa scatola, vabbè, non la faccio vedere perché fa schifo, incasinata. Sono smalti, però la maggior parte sono vecchi. Quindi ho preso degli smaltini, costano poco, vengono 1,99 smalto. E allora ho preso questo colore, il 290, che è tipo un boh, panna grigio. Poi questo che è un tipo marroncino chiaro del numero 215, un grigio metallizzato numero 115 e un rosa numero 525, che è questo su che ho adesso. Non fateci caso alle unghie perché da più di una settimana credo che ce l'ho su, quindi sono mezze sbeccate, rovinate, sono da rifare e fare domenica. Ecco, quindi tutti gli smaltini costano 1,99. Ho preso anche delle salviettine che però credo siano nella borsa della palestra, quindi vabbè, stesso, sono delle salviettine, costano 99 centesimi, salviettine struccanti. Che non sono male. Poi ho preso un paio di leggings, questi che adesso va di moda tutto fluo, anche la canotta dello stesso colore. Taglia M, costano 6,99. C'erano anche verdi, arancioni, viola, a righe, macchie, c'erano di tutti i tipi. E questo è stato da OVS. Poi dentro il centro commerciale ho preso in Sex and the City questa crema corpo, lozione corpo. Allora, mi è piaciuta perché è molto buona. C'è anche il profumo, no, c'è il bagno doccia, poi c'è questa crema. Sono 200 ml e costa tipo 5,90, 6,90. Vabbè, comunque la profumazione è buonissima ed è anche molto bella la confezione. Tipo, se dovete fare un regalo perché è tutta così nera, dorata, insomma, fa un bel effetto. Ho preso un balsamo nutriente idrate di sette il capello. Questo qua ho pagato 1,30 euro. Niente di che, però mi serviva un balsamo perché ho tantissimi shampoo a casa. E balsamo no, e ovviamente lavando i capelli a manetta in palestra serve sempre un balsamo. E gli acquisti che mi hanno fatto più contenta sono stati questi due, che sono una crema corpo e un olio. Allora, è dell'erboristica,
le acque termali, settore essenziale, spa, relax. Oggi sono dislessica. Allora, praticamente è una linea che fa tutto a base appunto di questi sette oli essenziali, hanno la crema corpo, peeling, olio doccia, idromassaggio, mousse doccia e olio da massaggio. Ecco, io ho l'olio da massaggio, l'ho preso perché praticamente sullo stand c'erano queste boccettine di olio con la possibilità di provarlo, quindi c'era proprio messo questa boccetta con il contagocce, no, qua non c'è, e c'era scritto provami, provo una goccia di olio sulla pelle, io l'ho preso, ho messo tutto il braccio, mia mamma mi fa guarda che c'è scritto una goccia, non tutto il vasetto, comunque è buonissimo, cioè proprio sentite le... Tipo sa da centro benessere, da massaggio, ecco, da relax, da spa, sa molto di lusso. E quindi ho preso quest'olio, ne ho altri 2 o 3 a casa che devo finire prima. Comunque, questi prodotti sono privi di parabeni, siliconi, coloranti, non sono testati su animali. Ah, qua c'è scritto privo di parabeni, oli minerali, siliconi, coloranti. Derivati animali conservanti dermatologicamente testato presso l'Università di Ferrara, quindi presumo siano prodotti comunque di una certa qualità. Costano tutti intorno ai 9 euro. Sia l'olio erano 9,70 ed era in offerta la crema corpo anche. Ecco, la crema corpo. C'è anche un campioncino dentro. Ah, ho messo il campioncino del mousse doccia. Che carini. Ideale per pelle secca e spenta. Beh, questo lo userò domani in palestra. Questa qua è una crema corpo. Devo ancora provare. Vabbè, l'olio l'ho provato in negozio. Comunque, crema naturale a base di sette oli essenziali, in acqua termale. Dalle proprietà rigeneranti, rassodanti, rivitalizzanti. Vabbè, c'è tutta la descrizione, comunque, ecco, la cosa importante appunto è che non sono testati su animali, che è un argomento che sta sempre molto a cuore a tanti youtubers che cercano comunque prodotti naturali. Ah sì, e poi sono passata in un negozio l'altro giorno, all'Auchan, all'X-Store, che di solito c'hanno cose abbastanza scadenti, di qualità, che costano poco, non ci compro mai niente. Però volevo vedere le mallette con le scritte. A me piacciono un sacco le maglie con le scritte. E ho preso 2 mallette. Allora, c'era tutto stra in offerta. Questa costava 13,90 con il 29% di sconto, ho pagato 9,90. È una maglia fatta in questo modo. E c'è scritto: cerchio di stella cadente, possibilmente molto grande, perché ti desideri, ne avrei parecchie da esprimere. Ecco. Questa la metterò domani in palestra. L'ho presa per la palestra sostanzialmente. Ecco, è molto larga, anche se è una, scusa, M, L, non mi ricordo. Non c'è scritto. Una L questa. È molto larga. Poi, insomma, anche per le braccia. Cioè, io il problema è che spesso non mi passa il braccio qui. Questa invece è larghissima, quindi va bene. E ne ho presa un'altra. Che costava 14,90. Anzi, sì, questa non era in offerta. 14,90. È una M. Volevo prendere una L, ma era troppo larga. L'ho provata e mi andava bene la M. Questa Boxing Club, che la userò per fare Fitbox. Ecco, una maglia bianca normalissima con la scritta. Ecco, molto carina, chi è di zona Bussolengo, se avete occasione passateci a questo negozio all'X-Store perché hanno veramente tante maglie, canotte, leggings, queste cose in offerta e le stanno dando via al 50-30%. Ecco, questi erano gli acquisti, spero che il video vi sia piaciuto e basta, fatemi sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!